torniamo in diretta sempre su Raiar Web Radio. Sono le 20:44 ed è qui con noi il secondo ospite di questa puntata numero 73, ovvero Fabrizio Fats Gilardi di Bold Online e Play It USA. Ci sei, Fabrizio? Ci sono, buonasera. Ciao, Fats. Buonasera, carissimo. Ciao, buonasera. Bold Online, ma non solo, anche Bold Don't Light, ma ne parliamo più tardi. Sì. Senti, Fabrizio, parto io, siete d'accordo? La prima domanda di riscaldamento, poi vi lascio la palla, Giorgio e Giancleto. Fabrizio, ne parlavamo prima, il curioso caso non di Benjamin Button, come ha detto Giorgio, bensì di Donald Sterling. Si è detto e scritto tutto e il contrario di tutto, quindi voglio sapere qual è la tua opinione sul caso Sterling e soprattutto come la NBA secondo te affronterà l'intera vicenda nei prossimi mesi o forse anni. E aggiungo anche, aggiungo anche quest'ultima cosa: perché questo polverone non è mai uscito con Stern come commissioner della NBA? Ottimo. Allora, per quanto riguarda Donald Sterling non è cambiato nulla per quanto riguarda la sua personalità e la sua visione delle cose da un mese a questa parte rispetto a quanto è successo per 30, 40, 60 anni. Semplicemente questa volta è uscito ed è uscito in un momento in cui i social networks la fanno da padroni. E quindi la cosa ha acquisito un'importanza, uno spessore sempre maggiore. Più passava il tempo e più persone venivano a conoscenza di quello che era stato detto. Poi in realtà, se voi andate ad ascoltare, adesso non dico che non sia niente, perché comunque è evidente che ci siano delle connotazioni razziste in quello che ha detto Sterling, ma Sterling ha dimostrato razzismo anche al contrario. C'è ad esempio l'episodio di J.J. Redick, sì, che è stato discriminato al contrario. Cioè Sterling dice: è un bianco, i bianchi non sono giocati a pallacanestro, non voglio pagarlo così tanto. Quindi è un personaggio che non... voglio dire, è per i fatti suoi da tutti i punti di vista e a prescindere. Semplicemente questa volta ne ha pestata una un po' troppo grossa, la cassa di risonanza è stata enorme e quando arrivi a Obama, voglio dire, sì, si è anche finito. Qualche problemino c'è. Per quanto riguarda tutta la vicenda in sé, insomma, si va dal gossip ai deliri alle risate estreme, perché pare che le conversazioni se le registrasse da solo, perché è un vecchio rimbambito che aveva bisogno di, invece che segnarsele sull'agenda, avere la controprova ad aver detto certe cose per ricordarsene. Comunque, a parte queste curiosità, l'NBA nella figura di Adam Silver ha avuto le mani legate semplicemente perché la cosa, come dicevo prima, è esplosa tra le sue mani e c'erano minacce concrete di boicottaggi delle partite. Addirittura Warriors e Clippers pareva che la sera stessa in cui c'è stata poi la conferenza stampa di Silver, in cui si è annunciato il ban di Sterling, pareva che avessero deciso di non giocare, quindi fare riscaldamento e poi di uscire. Insomma, la scelta era assolutamente obbligata ed era la meno peggio. Poi, come dicevo anche ieri sera in trasmissione da noi a Bold Online, questa cosa può essere vista come una forte presa di posizione nei confronti del razzismo, come una decisione appunto dimostrativa prima ancora che all'atto pratico, però insomma fatto sta che era obbligata. Cosa succederà adesso? Auguri. La Costituzione NBA certe cose le dice, il caso di David Sterling può rientrare in alcune delle voci presenti in quella Costituzione, 13A e 13B che non vi racconto perché è inutile, comunque se volete andarvela a vedere è a disposizione, basta leggerla. Ricordiamoci che Sterling non è stato condannato a un tribunale, è stato escluso da un gruppo chiuso, certo, che funziona secondo regole interne. È ovvio che poi quando hai per le mani una cosa che vale 600 milioni di dollari, che probabilmente verrà venduta al doppio, è un po' difficile spiegarla con sì, hai fatto uno sgarro ai tuoi amichetti, ti cacciano fuori. Però questo è in realtà. Per chiudere con la tua seconda parte di domanda, con Stern non è mai successo, semplicemente perché appunto i proprietari tra loro si sono sempre difesi, anche perché Sterling sicuramente non è l'unico che vede le cose in un certo modo tra i 30 proprietari NBA. Un caso abbastanza eclatante con il proprietario degli Orlando Magic, DeVos, che ha finanziato nel corso degli anni delle campagne contro l'omosessualità e contro i matrimoni omosessuali, che se non volete chiamarlo razzismo chiamatelo come volete, ma più o meno quella roba lì è, voglio dire, sempre di bigottismo si parla. Sì. La differenza è che non è mai esplosa tra le mani della Lega e non ha mai avuto una cassa di risonanza così grande tale da obbligare Stern a cacciarlo. Ci avevano provato, pare, forse nell'83, subito appena comprata la squadra,
c'era un episodio simile, un po' meno teorico, un po' più pratico, perché sappiamo che Sterling ha più volte cacciato delle persone o ispaniche o afroamericane dalle proprie abitazioni, perché è comunque un costruttore edile, un proprietario di appartamenti, con la scusa che puzzavano, insomma, mandava la moglie a fare l'ispettrice sanitaria finta, delle cose inenarrabili, però insomma al tempo non l'hanno fatto, un po' perché, ripeto, c'era una sorta di omertà interna al circolo di proprietari, si copriva una vicenda, e un po' perché erano assolutamente non costretti a farlo, stavolta non c'era alternativa, semplicemente. Certo. Secondo te questa omertà è anche quella che ha dimostrato Mark Cuban quando, diciamo, si è dimostrato scettico sull'ipotesi di votare tutti quanti a favore contro l'esclusione, cioè a favore dell'esclusione di Sterling, del fatto di obbligarlo a vendere i Clippers? Almeno in parte sì, cioè se non ci fossero pressioni dall'esterno e se non ci fosse la certezza che se qualcuno si azzarda a votare contro dopo 8 minuti è sui titoli di giornali e viene crocifisso, dubito che ci sarebbe l'unanimità. Poi non so dirti chi, nomi e cognomi di chi voterebbe per cacciare Sterling e nomi e cognomi di chi voterebbe per tenerlo. Non so dirti neanche se sarebbe al 50%, raggiungerebbe i 3/4 necessari, non lo so. Sicuramente non sarebbe unanime. Poi, ripeto, le dichiarazioni di Cuban possono essere interpretate così, possono essere interpretate semplicemente come una sorta di garantismo per evitare precedenti, per insomma prendere leggermente le distanze. È un provvedimento che, come ho detto, è obbligato, verrà preso, ma che non è detto che abbia l'appoggio che in pratica avrà l'appoggio che verrà dimostrato dalla votazione. Nonostante la vicenda Sterling, però, i Clippers ce l'hanno fatta, hanno superato il primo turno dei playoff, quindi grande onore ai ragazzi di Doc Rivers e soprattutto anche al loro allenatore che li ha sempre difesi e li ha coperti davanti alla stampa. Però adesso io volevo concentrarmi anche sugli sconfitti, su questi Golden State Warriors, e volevo chiederti se secondo te la loro è stata una stagione positiva oppure fallimentare, perché c'erano grosse aspettative su di loro. Mark Jackson, come si dice in America, è on the hot seat, quindi ti chiedo anche se secondo te rimane oppure no. E poi, nonostante l'assenza di Bogut, se la sono giocata fino a gara 7 con questi Clippers, però magari i presupposti per questa stagione erano almeno di superare il primo turno. Cosa ne pensi? Quando si infortuna il tuo secondo giocatore per importanza, poi Bogut è lì con i Iguodala, Clay Thompson, fate voi, comunque diciamo il secondo, succede quello che è successo a Oklahoma City l'anno scorso: partivi per vincere il titolo, esce al secondo turno; partivi Golden State per arrivare magari in finale di conference, esce al primo. E sono cose che non puoi controllare, per quanto Bogut comunque qualche infortunio in carriera ce l'abbia avuto, quindi fallimentare no. Sicuramente le aspettative erano alte, il mercato fatto con la cessione di due prime scelte insieme a Didrin e Jefferson per poter prendere Iguodala dimostrava una certa fretta di arrivare a competere subito, e sicuramente non si può essere soddisfatti, perché tra l'altro avanti ci sono. La serie l'hanno giocata forse poi, una volta vista ai blocchi di partenza, anche meglio di come ci si poteva aspettare, hanno messo i Clippers in grosse difficoltà in un paio di partite almeno, più complete della sette. Hanno Stephen Curry che, nonostante forse si esageri spesso nel considerarlo Dio sceso in terra, perché comunque è un giocatore che, come quasi tutti, è limitabile, si è visto in questa serie spesso, che scuola ha fatto la... È caduta la linea, credo di sì. Vado a recuperare. È sparito completamente. Vado a recuperare Fabrizio. Stava per dare dei limiti a Curry, quindi non è caduta la linea si è rifiutata. No, scherzo. Voi continuate a chiacchierare su questi playoff, io vado a recuperare Fabs. Beh, sui Clippers credo che l'assenza di Bogut sia ovviamente stata decisiva, visto che in media poi DeAndre Jordan ha preso 6.000 rimbalzi a partita, sì, quindi sì. Sotto al pisturato. Stavo leggendo che ha preso in tutta la serie 106 rimbalzi e ha fatto 28 stoppate, più di Tim Duncan nelle finals contro i Nets nel 2003. Quando fece anche una semi-quadrupla doppia, se non sbaglio. Quindi, insomma, così dominante DeAndre Jordan neanche nei suoi sogni più bagnati, secondo me. Esatto, quindi diciamo che Bogut magari poteva sia limitare lo strapotere di Jordan, sia al tempo stesso evitare quelle fastidiose situazioni in cui sia Jordan che Griffin andavano a schiacciare quasi indisturbato, e che hanno comunque dato una svolta magari ai finali dei Clippers, quando avevano delle difficoltà a muovere la palla sul perimetro
e a trovare qualche giocata di Chris Paul. E poi secondo me Mark Jackson ha scelto di schierare Green titolare un po' troppo tardi nella serie. Secondo me avrebbe dovuto fare questo provvedimento, questa scelta già dall'inizio. Vero, ma rimaneva comunque una situazione che voleva mascherare quelli che poi, diciamo, con la voglia, con la verve di Green, quelli che poi erano i limiti dovuti alla mancanza di Bogut, perché Jermaine O'Neal purtroppo non riusciva a dare quel contributo, anzi veniva a volte anche ridicolizzato da Jordan e Griffin. Faz, sei di nuovo con noi? Sono tornato, per vostro malgrado sono tornato, sì. No, dicevo, stavo ascoltando, ho ascoltato gli ultimi secondi, ad esempio quello che è successo con Draymond Green è particolare, perché io dubito che con Bogut lì a pieno regime Green avrebbe giocato così tanto e avrebbe preso il quintetto, mentre poi è stata la chiave della serie, perché è riuscito a tenere, era l'unico giocatore di Golden State Warriors in grado di tenere che uno contro uno, con tutti gli altri Griffin faceva quello che voleva, e quindi poi a conti fatti è vero che Bogut è mancato, però poi magari la serie per come si è evoluta è anche andata bene così. Quindi ottimo lavoro dei Warriors, Mark Jackson un po' lento sicuramente nel riconoscere quali erano i giocatori ideali per combattere i Clippers. Per tornare al discorso di Mark Jackson, ci sono due problemi fondamentalmente. Il primo è che lui ha creato un clima estremamente ostile nei confronti della dirigenza, il che può andare bene un anno, forse il secondo, il terzo diventa un grosso problema, e un pochino la situazione ricorda quella che è successa con Lionel Hollins l'anno scorso a Memphis. Allenatore sicuramente di buon livello, amato dai giocatori, otteneva risultati perché uscivano da una finale di conference, però nonostante tutto il contratto era in scadenza e hanno deciso di cambiare, e alla luce dei fatti, ok, a posteriori possiamo dire che è troppo comodo parlare, però non hanno sbagliato, perché Jörg ha fatto un eccellente lavoro anche quest'anno e comunque ha ottenuto un ottimo risultato uscendo solo in gara 7 contro Oklahoma City. E quindi Jackson ha questo problema di rapporti terribili con la proprietà e la dirigenza, ed è uscito subito dopo l'eliminazione un tweet di Adrian Wojnarowski che diceva: non ha un singolo alleato nella dirigenza, cioè non c'è nessuno che può anche solo obiettare se si propone di licenziarlo. Il secondo problema invece è un problema locale, perché San Francisco è una città estremamente moderna, estremamente libera, estremamente variegata, aggiungete tutti gli aggettivi possibili e immaginabili, e Mark Jackson invece è un predicatore bigotto che sembra uscito dalle inquisizioni. Evidentemente queste due cose non vanno troppo d'accordo, e lui, ripeto, ha contro la città, contro il contesto sociale intero e contro la dirigenza. Ok che i giocatori vi vogliono bene, però io a un certo punto, aveste vinto, ok, ci sono dei motivi per cui hanno perso adesso, non è del tutto colpa sua, però probabilmente si approfitterà dell'occasione per mandarlo. Andiamo dall'altra parte, Indiana. Cosa ci dobbiamo aspettare? Aspetta, perché io voglio anch'io una domanda, voglio mettere Indiana. Il carico su Indiana. Lasciate stare Hibbert, poverino. Anche no. Io voglio fare una domanda su Hibbert. Fazza, aspetta, posso farla io? No, su ditemi, Indiana. Ditemi. Questo è un altro caso, non è quello di Benjamin Button, però è Dr. Jekyll e Mr. Hyde. I Pacers e Roy Hibbert sono tornati, oppure gara 7 contro Atlanta è stata solo un caso? Aspetta, la stessa domanda mia con 100 parole in meno, però. Sì, voglio aggiungere una cosa, però. lo sai che sono il pifferaio magico. Voglio aggiungere anche se Faz è d'accordo con quello che ha detto Paul George, cioè contro i Wizard sarà la serie di Roy Hibbert. Allora, è il tuo pupillo, Faz, rispondi. Allora, su Indiana si è detto e ridetto un sacco di opzioni, un sacco di possibilità, un sacco di opinioni diverse, non esiste una giusta, quindi lo saranno solo loro all'interno. Secondo me con Atlanta ci sono complicati la vita più di quanto fosse lecito aspettarsi, perché alla luce dei fatti Mike Scott, Pero Antic e Paul Millsap hanno tirato tutti sotto il 40% dal campo. Quindi Indiana si è scervellata per 5 partite per trovare un modo di chiudere sui tiratori, quando poi in realtà bastava lasciare tirare e si sarebbero ammazzati da soli. Ok, Mike Scott in gara 5 è stato incredibile, ma una partita puoi anche lasciargliela fare, sono 4 play da vincere. Quindi Indiana si è complicata terribilmente la vita rinunciando ai propri principi difensivi, rinunciando a Hibbert, portando Hibbert a spasso per il campo, dove evidentemente è poco a proprio agio, perché è un giocatore estremamente interno, gioca nel pitturato, per contrastare un problema che non esisteva. Perché, ripeto, un conto è se hai davanti, che ne so, Kevin Love e Ryan Anderson, allora sì, probabilmente devi andare a giocare un po' fuori, finché questi tirano così chiaramente chi se ne frega,
Quindi loro si sono creati un problema che non esisteva. Poi hanno vinto perché sono di un livello molto superiore agli Hawks, anche perché gli Hawks sono martoriati dagli infortuni. Ho fallo su tutti, però insomma l'hanno portato a casa in qualche modo. Chiusa, si apre un altro capitolo. Sicuramente Washington gioca un basket più adatto alla difesa dei Pacers, che non dovrebbe avere troppi problemi a tenerli sotto i 90 punti, credo, anche perché si gioca a ritmi bassi. Insomma, qualcosa Wall in transizione può fare, ma si gioca a ritmi molto bassi. E sicuramente i lunghi di Washington, Gortat e Nene su tutti, non sono giocatori che possono portare Ibert troppo lontano dal canestro. Ibert comunque, se tiri da 5 metri, ha tutto il tempo di eventualmente rientrare in area e contrastare le penetrazioni di Wall soprattutto. Quindi sicuramente un avversario più adatto. È però anche un avversario più forte, e Indiana, al di là, ripeto, del problema autoindotto delle marcature di lunghi che non andavano marcati, comunque una squadra in grossa difficoltà, soprattutto offensiva. Hanno tutt'oggi dei lampi da David West e Lance Stephenson, che sono i giocatori che sono un pochino il barometro della squadra, perché comunque Paul George rimane un giocatore di buon medio-alto livello offensivamente e eccellente in difesa. Tutto il resto dipende un pochino dalla luna, perché comunque è una squadra estremamente umorale e che si è buttata giù, ripeto, oltre ai propri problemi. In gara 7 i segnali erano positivi, insomma Ibert era presente, vero. Stephenson è stato molto presente. Secondo me su Ibert il problema principale è che, essendo così grosso, basta essere il 3% fuori condizione psicofisica, quindi leggermente dentro di flessi ma anche leggermente distratto, perché ci sia mezzo secondo, un secondo di ritardo nei movimenti, che chiaramente faccio la differenza nel mondo. Io ho ancora fiducia in questi Pacers, comunque. Non ne ho idea, giuro, non ne ho idea, perché visti dopo l'All-Star Game erano da mani nei capelli, visti a marzo erano da questi escono al primo turno, visti mettere contro Atlanta qualcosina di meglio si è visto. Concordo. Faz, ultimissima domanda: è disponibile online la vostra nuova puntata podcast? Stiamo parlando ovviamente di Ball Don't Lie. Di cosa parlate in questo appuntamento numero 144 e cos'è Ball Don't Lie? Puntata 144 è andata in diretta ieri sera. Ah, è vero, in queste settimane state andando in diretta. Sì. Una volta vi ho anche seguito. Esatto, erano praticamente commento in diretta al finale di Toronto-Brooklyn, con pause sceniche estremamente lunghe, perché si aspettava che succedesse qualcosa in campo. Quindi i primi 20 minuti sono di vediamo che succede. Poi in realtà no, la trasmissione parte, abbiamo seguito distrattamente, perché non c'è stata troppo, non c'è stata richiesta d'attenzione eccessiva, la partita tra San Antonio e Dallas, e principalmente abbiamo parlato delle squadre che sono uscite, quindi abbiamo fatto una rapidissima analisi delle prospettive per le 8, anche se poi in realtà ad esempio di Charlotte avevamo già parlato, squadre che hanno chiuso qui il loro cammino. Abbiamo ricordato brevemente la figura di Jack Ramsey, che è il mitico ex allenatore dei Portland Trail Blazers, e poi il giocatore televisivo che purtroppo è venuto a mancare in settimana, e poi vabbè, soliti deliri del momento, seguendo quello che appunto succedeva tra domande che venivano dagli ascoltatori, idee che venivano fuori tra di noi e così via. Ball Don't Lie è la costola del programma che mandiamo in onda a sorpresa tra il mercoledì e il giovedì in settimana, che è una piccola finestra sui playoff, perché comunque in un'ora e mezza, due ore di puntata non ci sta tutto, e quindi cerchiamo di tenere in settimana un'analisi strettamente tecnica sulle partite, evidentemente quelle giocate magari dal lunedì al mercoledì o al giovedì. Sì. E invece è crollato nuovamente il telefono, lo vado a recuperare, nel frattempo voi continuate ad intrattenere i nostri ascoltatori. Sì, leggevo adesso di Michael Carter Williams, nominato rookie dell'anno, secondo Oladipo, terzo Trey Burke, non penso ci siano molti dubbi su... Direi sì, pure il podio abbastanza scontato, insomma, doveva essere questo e questo è stato. Però si può dire... Abbiamo di nuovo Fazzi in linea. Perfetto. Oggi Fazzi, il telefono è contro di te. Lasciatelo dire. No, questi sono gli ascoltatori che fanno benissimo a chiedere basta Fazzi, che vengono ascoltati dalla tecnologia. Dicevo, velocemente, invece la domenica facciamo puntata normale con sì, analisi, ma anche tanto altro, tutto quello che c'è intorno al mondo NBA, curiosità, statistica, eccetera. Chiaro. Ecco.
Faz, noi ti mandiamo un grandissimo abbraccio e preparati perché le finals stanno per arrivare. temevo, ma ci sarò. E grazie, ascoltate sempre, tutti quanti Bold Online perché ne vale davvero Faz, la pena. Sono pazzi. Grazie. Grazie ragazzi. Ciao Fabrizio. Ciao. Ciao.